c'è nelle mille scalini che ci sono da casa nostra alla strada. E oggi andremo a Sintra e forse anche a Cascais, se riusciamo. Adesso vediamo quanto ci mettiamo anche a Sintra. Non mi sono truccata, ho solo mascara e poi mi sono messa la crema. Così mi abbronzo un po' anche il viso, cioè come vedete sono abbastanza scura, però sempre meglio un pochino di più, che magari dopo un giorno in più e appunto la mette mi chiedi di corretto. E quindi adesso si va verso la stazione, che è comunque qua vicino a casa nostra, riusciamo a prendere direttamente il treno diretto per Sintra e partiamo. Non c'era nessun treno diretto, quindi facciamo come ieri, prendiamo una metro, cambiamo, prendiamo un'altra metro, andiamo a un'altra stazione ferroviaria e poi prendiamo il treno per Sintra. Fine per colpa mia di lì l'abbiamo sbagliato e quindi andiamo a Cascais e dopo da Cascais ci sposteremo a Sintra. Siamo arrivati a Cascais e adesso faremo un giro qua per la cittadina, poi cercheremo l'autobus che ci porta a Sintra. È molto carina, è una cittadina di mare ed è tutto gratuito quello che potete visitare, quindi faremo un girettino anche qua. Siamo finalmente arrivati a Sintra dopo tipo un viaggio di un'ora, dove abbiamo scoperto che su questo tram per arrivare da Cascais a Sintra la tessera che abbiamo fatto per Lisbona non vale e quindi abbiamo pagato 4 euro e 15 centesimi a testa per prendere questo bus, che in teoria ci dovrebbe essere mezz'ora, ci doveva mettere mezz'ora, ma visto il traffico che c'è ci ha messo un'ora. E quindi noi adesso andiamo a mangiare. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, you just let it go. Your struggles will remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me.
your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Ok, adesso abbiamo ripreso il treno e stiamo tornando a Lisbona da Sintra. E ci vediamo dopo. Siamo alla stazione di Rossio, stiamo scendendo per andare a prendere la metro. Questa stazione è bellissima, è molto carina, c'è tutto dipinto alle pareti, poi c'è due nomi vetrate che secondo me è molto molto bella. E adesso cerchiamo la metro per poi dirigerci a casa. In Praha Domaj per fare l'aperitivo e è bellissimo al tramonto, avete già visto le riprese e adesso noi scegliamo cosa prendere. Adesso stiamo raggiungendo il ristorante che si chiama Coimbra do Taberna. Coimbra do Taberna, che abbiamo scelto io e Lila, ed è super figo. E quindi ci portiamo gli uomini perché alla fine senza di noi non andrebbero da nessuna parte, vero Lila? È la dura legge del gol. E oltretutto abbiamo prenotato tramite The Fork, che si può prenotare online e vedere anche la disponibilità. E avere uno sconto del 30% sul totale. E abbiamo uno sconto del 30% sul totale, bevande escluse. E quindi c'è anche in Italia questo, se potete usarlo per prenotare anche voi, un consiglio, che spesso su certi ristoranti avete appunto questi sconti. Bem-vindos ao Coimbra Taberna. Vamos iniciar aqui o nosso pequeno espetáculo sobre o fado de Coimbra, com o fado de Coimbra. The first music it's only instrumental music. It was made by António Portugal. It's called Valsa para o Tempo do Sul. Iniciar o fado com um fado clássico que se chama Olhos Claros.
Allora, siamo qua ancora alla taverna che stiamo ascoltando il fado. È bellissimo ascoltarlo, sono davvero molto bravi. E uno oltretutto è il caposala, diciamo il proprietario del ristorante che suona. È quello con quella specie di chitarra che non ho capito come si chiama. Sembra un mandolino più grande della chitarra portoghese. Ok. Macchine permettendo, comunque adesso noi rimaniamo ancora un po' ad ascoltarlo. Se riusciamo ordiniamo anche il dolce, perché per rispetto mentre suonano i camerieri non servono niente. E quindi ci aggiorniamo più tardi quando andremo a casa. Scaricata la macchinetta fotografica mentre registravo il fado, e dopodiché abbiamo finito di vedere lo spettacolo, poi siamo venuti a casa, abbiamo giocato a carte fino a tipo 1:30 e poi siamo andati a letto. E niente, quindi io concludo questo vlog e noi ci vediamo nel prossimo. Vi mando un bacio, ciao ragazze.